è destinata ad essere l'erede della grande tradizione motoristica consolidata da un campione che ha fatto la storia di una piccola ma grande azienda costruttrice teramana. È avvolta da un affascinante mistero, il debutto della nuova supercar del marchio Taraschi, che verrà presentata mercoledì prossimo 7 ottobre a Torino. Grazie a Tazio, proprio il nome del padre, Berardo, pilota e costruttore di auto da corsa tra il 1947 e il 1964, rivivrà su un'auto sportiva perché l'erede della mitica Jaur non poteva non chiamarsi Berardo. La stampa specializzata e un pubblico di pochi eletti è stata invitata al Mauto, il Museo dell'Automobile di Torino, per la kermesse di presentazione della supercar di cui si conosce solo il profilo e niente più. Della nuova Berardo si sa soltanto che costituirà un unicum tra le moderne supercar, capace di unire la tradizione del passato della casa automobilistica Jaur Teramana e le moderne tecnologie. Già si affollano sulla rete le immagini del nuovo profilo e quelle della storica Taraschi Jaur 750 Champion Sport del 1953, che accompagna il nuovo profilo, simbolo della inventiva teramana e della produzione di vetture sport e monoposto Formula Junior costruite nel dopoguerra nella piccola azienda di Viale Crispi. E secondo gli esperti che stanno studiando da giorni la misteriosa linea della nuova supercar, in questa Berardo c'è molto dello stile ispirato alle linee sinuose della storica biposto da competizione. I passaruota alti e arrotondati, ma soprattutto lo studio dell'aerodinamica, uniscono idealmente il passato e il futuro del marchio Taraschi, destinato a tornare a scrivere un nuovo capitolo dell'auto Made in Italy. Per dissolvere il mistero, non resta che aspettare il 7 ottobre e la prima al Museo dell'Auto di Torino.